What a tutti ciurma e benvenuti da Gigrin in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, è sicuramente super attesa da tanti di noi perché finalmente ci mostrano, credo sia il trailer finale ragazzi, di The Last of Us 2, che ricordiamoci ragazzi è stato annunciato finalmente, comunque quando uscirà sarebbe a dire il 19 giugno, per cui manca poco più di un mese. Tutti noi stiamo fremendo ragazzi, assolutamente, finalmente per poterlo giocare. Sappiate che sto realmente pensando ragazzi di farlo come serie per il canale, ma non vi assicuro niente, ci dovrò pensare bene magari prima di prendere questa decisione. Per cui il trailer è stato pubblicato alle 16 se non sbaglio, quindi è proprio fresco fresco di pubblicazione ragazzi, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a guardarlo. Dura meno di 2 minuti e mezzo. Purtroppo ragazzi non ci sono sottotitoli, non in italiano. Vedremo di riuscire a estrapolare il più possibile da quello che diranno, se diranno qualcosa. Andiamo a guardarlo. Peggy 18. I know you wish things were different. I wish things were different. Ellie! But they ain't. Please stop! I'm leaving tomorrow. Me ne vado domani. To do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? How'd you find us? You can't stop this. I want what you want. We could have killed you. Maybe you should have. Stiamo... Oh, sì! In tempo per il mio compleanno, vai! Allora, stiamo tutti molto calmi, ragazzi. Purtroppo non sono riuscita a capire tutto quello che hanno detto. Però Joel all'inizio diceva tipo vorrei che le cose fossero diverse, vorresti che le cose fossero diverse, ma purtroppo non è così, non lo sono. Poi lei dice una cosa tipo me ne vado domani. A quanto pare lei ragazzi sembrerebbe andare alla ricerca di qualcuno, quindi come se appunto stesse disperatamente cercando qualcuno in senso di vendetta, perché ricordiamoci ragazzi il primissimo trailer che avevano mostrato in cui c'era Ellie che suonava la chitarra, le diceva che avrebbe ucciso ogni singola persona di non so che, e quindi lei va alla ricerca di qualcuno. Questo l'abbiamo capito. Ovviamente incontreremo personaggi nuovi, incontreremo personaggi anche che abbiamo già conosciuto, perché se non sbaglio c'era pure il fratello di Joel, credo che fosse. Poi ci sarà Joel, ragazzi, e questa è stata sicuramente la maggiore gioia che mai avremmo potuto avere noi amanti della Last of Us. Mi ricordo ancora quando ragazzi si era visto che ci sarebbe stato, è stato cioè un'esplosione proprio di emozione, di commozione per tutti noi, e quindi sono in fibrillazione ragazzi, perché il gioco sembra un'autentica bomba. Sicuramente ci saranno meccaniche nuove, meccaniche che comunque magari già conosciamo ma che sono state rivisitate. Quello che ho notato in questo trailer è che hanno dato poco spazio, tra virgolette, all'aspetto
fatto mostro zombie della situazione, nel senso è stato dato poco spazio in questo trailer, ragazzi, all'aspetto clicker, quindi comunque al fatto che effettivamente il mondo è ancora un posto infetto, perché quello che ho visto principalmente è stato Ellie che arrivava alle mani e ammazzava esseri umani, quindi ci sarà la componente sicuramente horror, credo, tra molte virgolette, ragazzi, quindi ci sarà comunque la componente mostro, la componente clicker, ma sarà comunque molto importante anche la componente umana, come comunque era del resto anche, ragazzi, nel primo The Last of Us. Non ci dimentichiamo che pure nel primo The Last of Us non è che ci si concentrava solo ed unicamente sui clicker come nemici, anzi avevamo come nemici anche altri esseri umani, e qui sarà la stessa identica cosa, per cui non bisognerà avere solo paura dei mostri, ma forse anche e soprattutto degli altri esseri umani. E l'ultima frase, ragazzi, che si è sentita, la voce di una donna che dice tipo avremmo potuto ucciderti, avremmo dovuto farlo, quindi probabilmente magari si faranno anche degli incontri inaspettati. Io adesso non mi ricordo, ragazzi, proprio precisamente tutto quello che succedeva nel primo The Last of Us, perché io l'ho giocato all'uscita, ragazzi, quindi immaginate, diversi anni fa, e non l'ho più rigiocato, purtroppo, magari mea culpa, e quindi non mi ricordo tutto nei dettagli e tutti i personaggi, magari per quanto comunque non fossero molti, che si incontravano, per cui forse dovrei rinfrescarmi un pochettino la memoria, magari prima di giocare questo sequel, e sono estremamente impaziente, ragazzi, anche perché tra l'altro, a quanto si evince, il nostro protagonista questa volta sarà Ellie, quindi mentre nel primo comunque guidavamo Joel, in qualche modo potevamo interagire con lei, in questo caso il nostro protagonista sarà Ellie, quindi cambia la figura di protagonista, comunque dalla figura di uomo, ragazzi, alla figura di una donna, di una ragazza comunque che sta diventando donna, e che comunque direi c'ha dumaroni grossi così, ragazzi, perché si vede che è cresciuta, si vede che è maturata, lo si vede comunque, credo, anche, ragazzi, da le fattezze che gli hanno dato, quindi comunque un volto vissuto, un volto scolpito dalle difficoltà, dalle sofferenze, dai problemi, dalla paura anche probabilmente, quindi questo gioco, ragazzi, ha tutti i punti per far sì che uno dica lo voglio comprare al lancio, appena esce, non posso aspettare oltre, anche perché lo stiamo aspettando da diverso tempo, e quindi io non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora di giocarlo. Ovviamente fatemi sapere voi che impressioni avete avuto guardando questo trailer. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, vi abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!